Ciao ragazzi, come state? Allora, come da sondaggione che ho fatto su Instagram, tutti quanti avete votato perché faccio un corso su Figma, ok? Quindi eccoci qua, maledizione, non avete più ritegno ormai a chiedermi le cose. Quindi eccoci qua, pronti con il mio primo video, la mia prima avventura su Figma. Ma perché ho deciso di fare lo switch, passare da XD a Figma? E beh, presto detto, è da un po' di tempo a questa parte che Adobe ha eliminato la possibilità di acquistare XD come singolo prodotto, ok? Quindi si può prendere solamente all'interno della suite intera, che uno fa web design, francamente non gli serve un cazzo, diciamolo. Però a prescindere, indipendentemente dal costo e da questo, è anche vero che Adobe ha acquistato Figma, quindi obiettivamente questo, anche sentendo un attimino l'assistenza, secondo me ho sentore che XD non avrà vita ancora molto lunga. Quindi insomma, eccoci qua alla prima avventura con Figma. Ok, allora la prima cosa che dovete fare, ovviamente, siccome Figma lavora lato browser, è farvi un account gratuito su Figma, preparare tutto l'ambaradan, fate la procedura, si può lavorare poi anche scaricando l'app desktop. Infatti io preferisco lavorare in locale, mi sono scaricato l'appettina desktop che vedete qua sotto. Ok, voglio fare cosa? Voglio rifare un video che ho fatto tanti tanti anni fa con XD, cioè rifaccio il layout del mio tema per questa volta però con Figma, e tra parentesi è la seconda volta che ci metto le mani, quindi insomma vediamo cosa ne esce. Ok, vediamo se mi c'era a capezzo, però due o tre robetine insomma me le sono scritte, quindi non dovrei avere grossi problemi. Il vero problema è ricordarmi dove le ho scritte, ma vabbè, dettagli, sigla. Ah, mettete like, mi raccomando. Bene, allora, prima cosa che vado a fare è crearmi un nuovo foglio di lavoro e per farlo devo cliccare qui New Design File, quindi andiamo. Oltretutto sto lavorando con il trackpad perché ho tutte le batterie scariche, ultimamente ho batterie scariche, non si sa perché. Ok, allora qua abbiamo una serie di strumenti di roba, sì, no, non me ne frega un cazzo, va bene, qua andiamo a fare, cioè, Sensei, facciamo il nostro layout, gli diamo un nome, sì, va bene, non mi interessa. Ok, poi per salvare, credo si possa salvare il punto fig che è il progetto di lavoro, ma non mi interessa, tanto va tutto in sincro con il browser, quindi rimangono lì. Nella versione free credo si possono fare illimitate bozze, ma solamente tre progetti condivisi. Cazzo, c'è la camera qua. Ok, tre progetti condivisi. Allora, tutti gli strumenti sono qua sopra. Qui abbiamo i layers, questo qua immagino che mi manda avanti e indietro sulle varie dinamiche. Ah, mi sono installato tre plugin, ragazzi, che ve li consiglio. Basta fare find more plugins, ok, e poi andare ad installare. Mi sono preso le icone di Fontosum, del testo Lorem Ipsum e Unsplash per le immagini, che così si risparmia un sacco di tempo. Poi, se non ricordo male, qui a fianco mi sono messo anche la mia solita immaginina, che ormai conoscete tutti del mio tema, e questo logo SVG di Sensei che poi andiamo a mettere. Allora, vediamo un po', partiamo dall'inizio. Prima cosa, devo andare qui, che è Frame, se non sbaglio. Faccio Frame e andiamo in Desktop e mi vado a creare un foglio di lavoro 1440x1024, che però come dimensione a me non piace. Questo qua possiamo chiamarlo body. Come dimensione non mi piace perché il monitor da 15 dovrebbe essere 900 di altezza, quindi andiamo subito a modificare qua. Facciamo 900. Beh, a parte che la above default effettivamente, no, dai, posso farlo anche dopo. Cos'era? 1024. Lasciamo così intanto. Ok. Su questo, allora parto con l'above default, quindi mi creo un nuovo layer perché su questo qua voglio andare a fare proprio l'above default, e così lo chiamiamo above default. Ok, allora l'above default lo faccio a 1440x900 e fin là ce l'abbiamo, e poi qua lo porto a 0 e 0 di XY. Ok, perfetto, quindi dovrebbe essere qua grosso modo. Adesso voglio andare a caricarmi come maschera, l'immagino una, quella example, perché effettivamente è un po' più grande. E per fare le maschere, se non ho capito male, devo fare Shift Command K. Lui mi apre, una volta che ho fatto questa sequenza di comandi, mi apre il mio sistema operativo e posso andare a pigliare l'immaginina. Adesso prendo questa qua e faccio apri e me l'ha cacciata come maschera, vedete? Infatti, vedete che l'immagine è 960, quindi c'è lo sforo sotto. Va benissimo così e l'abbiamo portata a casa senza problemi. Quindi ripeto, Shift Command K o presumo Shift Control K se state utilizzando il PC Windows. Ok, questi due elementi qua, quindi above default con l'immagine example, sono fatti. Vado a bloccare entrambi così non mi rompo le palle, perché sopra ci voglio mettere la copertura. Quindi vado qua, mi creo un altro layer, qua un altro bel layer, faccio 1440x900 anche questo.
No, sto scrivendo, che coglioni. Ecco, vedete qua adesso cominciano gli svarioni con dove sono abituato a fare le cose con XD, quindi ci vorrà un po' per prendere la mano. Quindi questo lo vado a mettere qua. Qua sotto abbiamo la gestione di tutte le varie eventuali, quindi se apro Fill mi dovrebbe far vedere il colore, quindi io lo faccio nero, ok, molto bene, e lo portiamo con un opacity, diciamo, mi sembra che quello del tema sia 60%. Ok, molto bene, molto 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 bene. Questo qua lo chiamiamo overlay. Ok, a posto. Adesso voglio fare la griglia perché voglio andare a piazzare logo, menu e puttanate varie. Allora, come faccio a fare la griglia? Devo andare a cliccare qua sul body, o comunque da qui sul body, ok, dove ci sono i vari incastri, e ci dovrebbe essere layout grid, eccolo qua. Allora io clicco qui e mi si apre un grid. Però invece di grid vado qui e metto colonne e poi mi faccio 6 colonne con un margine da 140 e mi dovrebbe li cambio anche il colore perché così non si vede niente. Quello di SD era blu, se non ricordo male, mi piaceva di più. Ok, bene. E quindi da qui a qui sono 1160 una volta che li abbiamo piazzati in questo modo. Quindi fino a qua direi che ci siamo. Adesso abbiamo la nostra grigliettina qua. Volendo, mi pare che si possa anche andare ad aumentare un po' l'opacity in maniera che si veda un po' meglio la griglia, però va bene. Allora adesso vado ad importarmi il logo, che è un SVG. E un'altra cosa bella è che vedete me lo carica. Fantastico, perché invece gli SVG non riuscivo a caricarli così su XD. A meno che non so coglione io, però non ci sono mai riuscito. Questo qua lo portiamo. Allora il logo lo voglio mettere qua su. 533x140, blocco le proporzioni e lo faccio a 140 come nel mio tema, quindi viene un po' più piccolino e lo cacciamo qua, tipo tanto c'è l'effetto calamita, sì, direi di sì, ecco qua, Madonna che male vado col trackpad. Ok, poi andiamo a prenderci lo strumento di testo, pertanto tutti gli altri, cioè, sono super uguali gli strumenti, ragazzi. Allora qua mi faccio, vediamo, home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 home about us 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Poi qua facciamo blog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qua facciamo contact. Ok, perché lo faccio così? Semplicemente per gestirmeli in un'unica soluzione. Allora, una cosa carinissima, ok, è che qui dentro, vedete che adesso ho lo strumento testo, quindi qui abbiamo i testi, ho tutti i font di Google. Porca cicciona, quindi non devo più andare a recuperarmeli di volta in volta andando ad installare i font che mi servono. Questo qua potremmo fare un semi bold, tipo, sì, molto bene. A 14, vediamo, 14 mi sta bene, il colore bianco mi sta bene, quindi prendo, vado a posizionare e fin qua direi che siamo esattamente ben allineati con quello che comunque abbiamo sempre fatto altrettanto velocemente anche su XD. Boh, perfetto, direi che ce l'abbiamo. Allora, poi detto questo, voglio farmi il mio H1, quindi perché l'ha chiamato logo 1? Vabbè, non importa, quindi prendo un altro testo, vado qua, mi faccio il mio H1, scrivo Hello World, in puro stile wordpressiano, molto bene. Faccio un clic in esterna così me lo seleziona. Tengo il Montserrat, questa volta faccio bold, lo faccio bello grande. Possiamo fare anche una settantina di pixel, sì, direi di sì. Adesso facciamo la centratura, vediamo se ci sono le guide, ma penso proprio che sì. Eccola qua, una bella linea guida, la metto qui. Ok, perfetto, e adesso vado a farmi un bel pulsantone, una bella CTA, una bella call to action. Quindi qui ci sono i vari strumenti, solite robe, sono sempre quelle, ragazzi. Andiamo qua, mi faccio un pulsantone che metto qui. Ok, allora lo faccio, no, questa è l'asse X. Vedete, vado sempre su quello sbagliato, maledizione, mi ci devo abituare. Vi ricordate quando sono passato da Atom a Visual Studio Code che quel colore non ero capace di metterlo? Ok, allora facciamo un pulsantone, lo faccio 240, dai, sì, facciamo per 60, ci sta, sì, dai, 240 per 60, ma non era male neanche 80 comunque, effettivamente, lo cacciamo qua, no, dai, lo faccio 80. Faccio un bel pulsantone gigante. Allora qua abbiamo stroke deve essere il bordo, quindi qua volendo potrei spegnere il colore, ok, e qui andare ad aggiungere un bordo. Faccio il bordo 33,
99FF, solito, ok, boh, che spettacolo, semplice ed efficace, ok, il problema non sussiste, qua ho lasciato spento, quindi sono a posto, poi vado a riprendermi lo strumento di testo, caccio qua e scrivo call to action, call to action, che ovviamente mi sta facendo gigantesca come scritta, faccio un clic e lui me la seleziona, qua faccio 14 pixel, che è più che sufficiente, per quanto mi riguarda, qua possiamo fare di nuovo un semi bold come ho fatto prima, ma dovrebbe cacciare anche perfettamente al centro. Tac, perfetto, ce l'abbiamo. Ribadisco ragazzi che sto usando il monitor piccolo perché così dal telefonino, se guardate il video dal telefono, si vede un po' meglio, mentre se lo faccio con il monitor grande diventa abbastanza dispersivo. Allora, body, andiamo ad aumentare lo spazio, anche se effettivamente vi dico tra trackpad e monitor piccolo sto veramente bestemmiando in lingue che non sapevo di conoscere. Allora, andiamo, che fatica, Dio santo, ma che cazzo me lo fa fare fare tutta questa fatica? Ok, allora cominciamo a usare anche i plugin, perché qua siamo a posto direi, possiamo usare i plugin. Allora faccio il blocco a tre colonne, quindi mi prendo, voglio fare una maschera diversa adesso, quindi mi prendo, vediamo un po', questo qui. Mi prendo un rettangolo e mi vado a costruire un rettangolo che mi riempia le due colonnine qua. E vediamo quant'è, 2,15 per 3,73, sì, ma va bene. Ok, ottimo. La cosa che mi piace è che non fa i bordi predefiniti come XD, che ogni volta bisognava stare lì a ricordarsi di toglierli. Va bene, allora adesso vado a prendermi il plugin qua, vediamo, plugin, lancio Unsplash e vado, quando mi si apre, qua, ok, che bello. Vado a cercare, che ne so, web design, tipo, sto scrivendo in maiuscolo, Dio santo. Faccio un search, ok, mi piglio una classica foto web design, tipo questa qua. A livello selezionato, se adesso faccio un clic, me la dovrebbe fare come maschera. Che top, molto bene. Ok, allora questa immagine qua adesso intanto mi tolgo un attimo la griglia. Per togliere e rimettere la griglia, ragazzi, basta fare Shift G. Ok, perché voglio mettere un'ombrettina lì. Quindi per fare qua gli effetti basta che vado su Effects dell'immagine, vado qui, c'è Drop Shadow, e poi ci sono i vari Blur, Inner Shadow, quindi ombra interna, Background Blur. Io voglio fare un Drop Shadow, quindi vado qua e seguo la logica. 0, l'ombra ovviamente è centrata. Poi la distanza dell'ombra faccio magari un 8 pixel tipo. E poi l'espansione, il Blur, facciamo una ventina di pixel. E direi che anche il 25% mi sta bene, mi sta benissimo. Sì, ok. Quindi faccio un Shift G e rimetto la griglia. Adesso mi riprendo uno strumento testo. Ok, vabbè, poi li rinomino, adesso non c'ho voglia. Mi riprendo uno strumento di testo e faccio un titolino qua. Scrivo Heading Article. Vuol dire qualcosa, heading article, vabbè, non me ne frega un cazzo. Allora, a posto, questo qua faccio un clic così me lo seleziona. Questo qua ipoteticamente è l'H2, quindi dove cazzo stiamo qua? Semi bold, no, lo faccio bold, anche questo lo facciamo un po' più cicciotto, facciamo 32 pixel, vediamo, sì, direi di sì. Lo piazziamo grosso modo qua, centrato anche, sì, mi va benissimo. E adesso voglio prendermi il Loren Ipsum. Allora, prima cosa, strumento testo, vado qui e mi creo l'area dove voglio riempire il testo. Facciamo quest'area qua, tipo. E adesso vado a dirgli ovviamente di farmi tutto un po' più piccolo. Ok, vabbè, me lo devo rifare. No, me lo fa, ok, perfetto. Adesso prendo il plugin, quello lì, di toc 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 di Lorem. Ce ne sono tantissime, io ho preso i primi che capitavano, poi magari farò amicizia con altri. Qua faccio paragraph e tecnicamente mi dovrebbe buttare dentro un paragrafo. Ok, di cui però, ovviamente, minchia quanta roba mi ha messo dentro. Ok, ma sinceramente mi bastano 3-4 righe, quindi faccio fino a qua, guarda, sì, perfetto. Quindi faccio un clic, recupero un po' questo, ma lo lascio qua perché voglio modificare l'interlinea. Quindi di conseguenza, questo qua non è certamente bold, lo faccio light. No, troppo piccolo, non mi piace. Facciamo regular, sarà anche che sto lavorando in piccolo. E poi facciamo il testo centrato come quello sopra e aumento un po' l'interlinea che di default è automatico. Vediamo, potrei fare 24, sì, già meglio.
Lo agganciamo un po', ok, faccio un clic per spostare questo testo qua, mi dovrebbe anche dire quando abbiamo la stessa dimensione, ecco qua, 37-37, perfetto, ottimo, titolo cliccabile, anche fin qua ci siamo, molto bene, e allora a questo punto cosa potrei fare? Posso andare a prendermi questa parte qua, seleziono tutto e poi faccio Command C, Command V oppure con l'Alt. Mi vado a creare i duplicati, li sposto qua, non credo ci sia la griglia di ripetizione, se c'è lo scoprirò. Ok, vado a mettere qua, vado a mettere qua, ok, perfetto, guarda che bene, molto bene, poi magari c'è da allargare un attimo, andare a vedere se tutti gli elementi sono al posto giusto, ok, poi non mi rimane che prendere un ultimo rettangolo, che alla fine come sempre ragazzi, io parto che nomino gli oggetti, poi alla fine mi dimentico, non nomino più un cazzo, è un classico, infatti non ho più nominato niente. Allora, questo qua, 1440 intanto, per capirci, di altezza non ho idea, quindi lo vado a fare grande quanto lo spazio che ho qui, direi che va bene. Gli cambio il colore, questo qua facciamo il classico 22222 del mio tema, anche se si vedrà veramente poco perché c'è tutto il griglione, ok? E poi cos'è che avevo scritto sotto? Mi sembra che avevo scritto una roba tipo Thanks for watching. What? Ching. Ok, bene, quindi prendo questo testo qua, faccio un clic, prendo questo testo. Ah, che carino però, me l'ha già fatto bianco perché stavo scrivendo sul nero. Molto molto interessante sta cosa. Ok, direi che ci sono anche. Shift G, tolgo le griglie. Questo qua, vabbè, lo potevo chiamare footer, magari, aiuta, footer, tipo, ok, perché cazzo sto scrivendo in maiuscolo, va bene, importa. Ok, magari qua c'è un po' di spaziatura, adesso non facciamo i pignoli, ok, già faccio i video gratis, ma che solo che mi rompete le palle per i respiri, facciamo una roba così, ok, va bene. Minchia, dai, devo dire che tutto sommato questo software qua è abbastanza easy da utilizzare. Ah, vi volevo far vedere le icone, no? Per le icone mi sono installato Fontoson, che mi piace il plugin Fontoson, quindi vado qua, richiamo Fontoson e ho una follia di icone che posso gestire, vedete? Alla fine qua c'è veramente una botta, li posso anche richiamare, cazzo ne so, Instagram, tipo YouTube, quello che passa con vento, facendo un click me la importa da qualche parte, un po' più piccola magari anche, e sono completamente gestibili queste iconcine qua, ok? Nel senso che posso cambiare il colore, tipo adesso questa qua la posso fare. Ah, qua sotto mi mantiene i colori, vedete, tutti quelli che ho utilizzati me li metti in automatico qua sotto, quindi alla faccia del cazzo io non devo neanche rompermi le balle a fare gli asset. Quindi faccio un click qua, quella là mi diventa, vedete, celestina. Senza nessun problema, poi posso anche eventualmente spostarla e la metto un po' dove mi pare, su qua. A caso la metto lì, ok? Però anche questa cosa qua è abbastanza comoda, insomma, mi devo dire che c'ha i suoi vantaggi sto software, c'è il suo perché sto software, ok? Poi una volta che ho finito, se voglio esportarmi il tutto, basta fare export. Allora, se volete salvare il foglio di lavoro, fate file e ci dovrebbe essere save as a.fig, quindi progetto di lavoro di Figma. Ok, adesso tutta sta roba qua è sincronizzata, quindi da ovunque io mi trovo, basta che accedo col mio account da un browser e mi fa e mi ritrovo tutte le cose che già ho fatto qua, ok? Perché questa cosa qua, anche la sincronizzazione effettivamente è carina e ha un suo perché. Se invece voglio esportare i vari formati, vado qui, clicco export, vedete? Abbiamo i PNG, JPEG, gli SVG, i PDF. Io di solito esporto in PNG. Vediamo, se faccio export sensei, mi dice tutto. Quindi uno di uno selezionato, faccio l'esportazione e lui mi fa un download dell'immagine. Vediamo un po', la metto sul desktop, così la vediamo. Faccio salva, ok. E se tanto mi dà tanto, abbiamo creato la nostra bella bozza grafica da mandare al cliente perfettamente gnugna. Ok, direi bene. Dai, non male, non male, dai, non ci ho neanche messo tanto a prenderci confidenza, a parte alcune cazzate che dovrò metabolizzare un attimo. Vediamo se c'è qualcos'altro che vi dovevo dire nel mio fantastico foglio degli appunti. Allora, plugin bla bli blu bla bla. Ok, no, basta, pace all'anima. Quindi direi che fino a qui ci siamo perfettamente. Ok, ragazzi, questa è la prima di boh, un tot di bozze che andrò a disegnare. Quindi vediamo, la prossima volta proviamo a farne una un po' più complessa. Magari faccio un video e verrà fuori un video un po' più lungo, magari. Obiettivamente di questo. Comunque, chi se ne frega, siamo qua apposta, tanto alla fin fine. Direi che l'importante è che ci raccapezziamo. Quindi, via a tutti, tutti a Figma. Io vi saluto, vi ringrazio. Noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, see you next time, guys.